Benvenuti al nostro focus, l'approfondimento del nostro telegiornale. Parliamo di politica, o meglio parliamo di cammino verso le elezioni amministrative a Pagani e lo facciamo parlando di una lista che si chiama In Cammino con Lello De Prisco, che lo vedete inquadrato. Grazie di essere qui. Buongiorno E anche ai telespettatori. allora, Lello De Prisco è candidato sindaco con tre liste, In Cammino con Lello, De Prisco sindaco e Ricostruiamo Pagani. Allora, prima domanda: papà, che cosa ha detto di questa sua idea? Papà di De Prisco, facciamo solo un passaggio, non mi si Siamo col piede affermerà, giusto. è l'ex senatore di destra, la lista, il partito era? Era il Massì. Ma sì, quindi parliamo di destra che credeva e che crede in quel tipo di ideologia, che non deve essere assolutamente, come spesso si è fatto, come dire, cercare di mettere nell'angolo questo tipo di idee, destra o sinistra, magari ci fossero ancora, lo dico io, Nello Ferrigno, giornalista. E allora, bando le chiacchiere, che cosa ha detto papà? Rispondo a questa domanda per la prima volta, è la prima persona che mi ha posto questa domanda. Mio padre non ha detto niente, assolutamente niente. Chi mi conosce bene, sa che io non ho un dialogo politico con mio padre. Il nostro è un rapporto fatto di silenzi, però, come tutti i padri, osserva a distanza questa mia campagna elettorale. Ovviamente io dico sempre di avere i principi di mio padre, ma il carattere di mia madre. Quindi allargando il discorso anche a questo, è una campagna elettorale che la mia famiglia sta vivendo, allargo il discorso a tutta la famiglia, la sta vivendo con estrema serenità, forse con più serenità di quanto le faceva mio padre le campagne elettorali, perché effettivamente trovano in me una persona in questo momento serena, sanno perché io debba fare questa esperienza, perché sollecitato da tante persone e non mi hanno posto nessun ostacolo, in verità non mi hanno fatto nessuna domanda. Da un punto di vista politico di famiglia non se ne parla, si parla dei nipoti, si parla di cosa si mangia e assolutamente. Però non ho nessun problema. Il fatto di non avere problemi vuol dire che hanno preso positivamente questa Certo, scelta. ho fatto questa domanda prima perché De Prisco, io conosco papà e quando ero più giovane ne ho fatte interviste con suo padre. E perché quando abbiamo cominciato a parlare, io ho notato una grande somiglianza nel modo di parlare. Lo Cioè, vedo come un fatto positivo perché si certamente, dice che mio padre fosse un grande un oratore. grande oratore. Io ho notato questo modo, c'è cioè una similitudine, penso che non sono il primo a dirlo. Sì, in effetti. Allora, vogliamo spiegare un attimo. Allora, questa era la domanda così più frivola, ma perché Lello De Prisco ha deciso di candidarsi? La mia candidatura, ecco, ripeto, nasce dal basso. In questi anni di allontanamento da una vita, tra virgolette, sia politica che partitica, c'è stato comunque un contatto con la città, un rapporto con le associazioni di volontariato, con le associazioni giovanili, con il mondo cattolico o semplicemente un rapporto con tutte le persone che hanno frequentato per vari motivi il mio studio. E tutte queste persone mi hanno sollecitato in questi anni a riprendere un'attività politica in prima persona perché semplicemente trovano in me una persona che dà, tra virgolette, consolazione e speranza, rivedono in me questo tipo di pregio, questo tipo di dono, per cui dopo tante sollecitudini mi sono messo a pensare, ma pensando, mi hanno convinto e una volta che uno è convinto poi crea non soltanto per se stesso, ma soprattutto per gli altri delle aspettative che non vanno tradite. Per cui ad oggi con questi amici abbiamo formato queste famose tre liste, In Cammino con Lello, la lista di Prisco Sindaco e Ricostruiamo Pagani, sperando poi che si avvicinano altre persone durante, ripeto, il corso di questa pre-campagna elettorale. Ecco, questa pre-campagna elettorale che è così viva, così intensa, riunioni, candidature,
passi là all'indietro, eccetera, eccetera. Invece Lelio De Prisco, almeno dai rumor che io sento, non ha pensato a niente, cioè non ha voluto sentire tante voci, è andato dritto per la sua strada, ha deciso di candidarsi, si è candidato. Ma la mia domanda è questa: in una città, almeno che io vedo da esterno, perché non la vivo direttamente, in cui vedo il centrodestra con tante anime, no? Faccio anche i nomi, Gambino, faccio i nomi, vabbè, De Martino, faccio i nomi, insomma, ci sono tante anime in questo centrodestra, la Lega che si è affacciata, cioè, non c'è rischio che De Prisco venga messa nell'angolo? Allora, il presupposto e la risposta a questa domanda forse l'ho detta qualche secondo fa. Il fatto che io non possa tradire le aspettative di tante persone mi fa di me una persona decisa, perché non è che io sia una persona decisa o convinta o arrogante. Il fatto che ci sia questa spinta popolare mi fa essere deciso. Detto ciò, io proseguo il mio cammino con questi amici. Detto ciò, ho sostenuto pure di non chiudermi a riccio, ma di dialogare con tutti. Il problema è che sono forse gli altri che non sono pronti. Io ho detto negli incontri con gli altri ipotetici candidati sindaci: se io sono il vero problema ad un'eventuale unità, cercate il vostro candidato sindaco e poi siete reputati opportuno, ne parlate con me. E pari pari ho detto la stessa cosa al tavolo del centrodestra: cercate un candidato, unitevi prima fra di voi e poi, se volete, ne parliamo insieme. Il problema non sono io, il problema sono gli altri che devono trovare un nome alternativo. Cioè, se mi si chiede un passo indietro, mi devono dire perché e per chi. Che l'hanno chiesto il passo indietro? Mi hanno chiesto di azzerare la posizione e ho detto: se mi fate capire perché e per chi, può darsi che ci penso, ma siccome so, a intuito, che forse io in questo momento sono quello che deve fare il ruolo della pecora nera, ma chi veramente non è d'accordo siete voi all'interno del centrodestra o voi all'interno di Anime Civili, ne parliamo quando voi sarete pronti. Io personalmente proseguo per la mia strada e mi accingo anche a costruire la quarta lista, perché mi crediate o non mi crediate, ma io sono telefonato, mi si chiama per essere candidato con me, quindi non è un gesto di arroganza, credetemi che è la pura verità. Quindi alla fine il problema in questo momento a Pagani è sono i tanti rivoli di un centrodestra frastagliato che non intacca assolutamente la posizione di Prisco. Io ho scelto e vado avanti. Ciò nonostante dico che però l'unità è un valore, ma non è un dogma. Cioè, se ci sono le possibilità per andare insieme, ci si siede e ci si mette d'accordo. Questo non vuol dire che si debba mettere d'accordo per forza tutto e tutti. Certo. Cioè, voglio dire, per creare l'alternativa all'attuale amministrazione non è detto che ci debba essere per forza un solo candidato. Certo. Ce ne possono essere anche diversi di candidati che esprimono un progetto diverso, un'alternativa diversa. Certo, se ci fosse l'unità non dispiacerebbe a nessuno, però neanche bisogna mettere insieme per forza tutto e tutto tutti. E tutti. Qual è la città che lei immagina? La città di Sant'Alfonso. La mia grande scommessa è questa: quando mi si è detto perché ti candidi e come immagini la città, per me io ho detto: io immagino la città di Sant'Alfonso. Sant'Alfonso deve essere l'epicentro della nuova anima, che poi sarebbe l'anima antica della nostra città. Se puntiamo tutto sul turismo religioso, ma soprattutto sull'anima, su una nuova anima, perché Pagani ha perso l'anima. Riconquistata quest'anima, riconquisteremo noi stessi, riconquisteremo anche forze economiche e sociali per questa città. Per cui io vorrei, è il mio grande sogno, che un giorno si dicesse: andiamo a Sant'Alfonso. Sa come si dice quando si va da San Giovanni Rotondo o San Giovanni? Non si dice andiamo a San Giovanni Rotondo, andiamo da Padre Pio. Noi dobbiamo dire andiamo a Sant'Alfonso, perché noi dobbiamo puntare ad avere quanti più pellegrini possibili in questa nostra città, perché abbiamo uno dei maggiori santi che il mondo cattolico, la Chiesa riconosca, e non l'abbiamo per niente
non voglio dire sfruttato, ma ce lo siamo dimenticati, noi paganesi innanzitutto. Quindi, riconquistato la centralità di questo santo, potremmo riprendere vita economica, sociale e luce in questa città. Se non facciamo, questa è la mia grande scommessa. Poi ecco, perciò dico, se tutti non la pensano così, non è possibile avere un programma congiunto, ma io appunto su questo è il mio grande sogno ed è ovviamente dei miei amici che mi sostengono in questa campagna elettorale. Con questo strizza l'occhio al mondo cattolico? Io non strizzo l'occhio al mondo cattolico, io ne faccio parte del mondo cattolico. Molti, tra virgolette, deridono anche la mia fede, però... Un giovane che è così fedele... Un giovane una volta... Non so se fa moda o non fa moda, però la mia fede non deve essere il motivo elettoralistico, però ognuno di noi si muove su una spinta ideale. Io, ripeto, il mio ideale è un ideale di fede, per cui attraverso questa spinta sentimentale io mi candido e mi propongo alla città. Ed è forse la fede che mi dà il coraggio di dire certe cose, è la fede che mi dà il coraggio di affrontare certi temi, è la fede che non mi fa aver paura anche di andare da solo a queste elezioni. Perché è una spinta che è molto più forte, che forse gli altri neanche si immaginano, ma che io sento forte e viva dentro me stesso. Mi soffermo un altro minuto su questa cosa della fede. Una lista sua si chiama In cammino con Lello. Lei questa l'estate scorso, lo so dai social, è stato a Compostela, ha fatto questo fantastico viaggio, credo, una volta io dicevo se lo devo fare, ma non lo so se lo posso più fare. Tutti lo possono fare. Un mio carissimo amico l'ha fatto anche lui quest'anno, quindi a Compostela. Non è un caso che una lista si chiama In cammino con? No, non è un caso, nel senso che all'inizio non volevo che si parlasse di questo mio cammino, però mi rendo conto che molto ha determinato questo cammino, che è stato un cammino fatto per caso, tra virgolette per caso, nel senso che non era finalizzato poi un giorno ad essere candidato, certo, però come in ognuno di noi l'esperienza di vita determina anche delle scelte. E il camminare, l'ho sempre detto, mi piace come termine perché lo preferisco allo scendere in campo e al correre, perché il camminare è il passo giusto. Il passo giusto nel senso fare le cose con il passo giusto, con i tempi giusti, ascoltando la propria anima e il proprio corpo, ti porta a percorrere tanti, tanti chilometri. Ovviamente il cammino di Santiago che cosa ha determinato? Anche la visione di città di Sant'Alfonso, nel senso che la venerazione di un santo lì a Compostela ha formato questa città che non era una cittadina, che oggi conta 3 università. Però la domanda principale è questa: perché io sono andato a Santiago, cioè per comprare il liquore a Santiago, per comprare, non so, la conchiglia, o c'è qualcosa che mi ha spinto ad andare a Santiago? È la stessa domanda che si devono fare chi viene da fuori o gli stessi paganesi, perché si deve affidarsi a Sant'Alfonso. E questa è la grande differenza tra chi fino a ieri ha promosso il turismo religioso e poi si è visto fallito in partenza, perché non ci siamo fatti la domanda principale. Io in questa campagna elettorale, non perché mi voglia sostituire ai redentoristi, ai preti, però la mia spinta è questo: dire perché uno dovrebbe venire a Pagani, perché uno dovrebbe andare da Sant'Alfonso. Penso che abbiamo l'obbligo morale anche in questa campagna elettorale di parlare anche di questo, perché ripeto, Pagani ha bisogno di costruire e riprendere la sua anima, è come un depresso, per cui per uscire dalla depressione devi fare uno scatto in avanti, interrogare te stesso, e noi stiamo interrogando noi stessi su che cosa vogliamo per la nostra città. Questo è il grande progetto, la rivoluzione dell'anima di questa città, prima ancora che di parlare di economia, di strutture, di PUC e di quant'altro che comunque bisognerà parlare, però è la domanda principale che in questo momento ci stiamo ponendo. Un'ultima battuta, poi non ci torno più, anche perché tra poco abbiamo finito.
Com'è stato questo pellegrinaggio? Una cosa bellissima, immagino. A Santiago? Tutto a Santiago. Io veramente sono tre volte. L'ho fatto già tre volte e mi riprometto di farlo quasi tutti gli anni. È un cammino che tutti quanti dovrebbero fare e tutti quanti possono fare. Ovviamente però mi riallaccio al discorso per dire che noi stiamo disegnando il cammino alfonziano. Cioè, voglio dire, il camminare, metterti al contatto con la natura e avvicinarti con le varie tappe ad un percorso, non lo si deve fare per forza a Santiago. Certo. È possibile farlo anche sulle orme di Sant'Alfonso ed è quello che noi vorremmo, da un punto di vista istituzionale, se dovessi diventare sindaco, ma se non lo dovessi diventare lo farei in altre forme, spingerei chi potrebbe, certo, diventare il sindaco di questo paese a farlo, ad intraprendere questo cammino alfonziano. Dunque, cammino alfonziano, ma torniamo un attimo alle cose di, come dire, politica amministrativa. Lei si candida, ovviamente sarà un avversario di Bottone, ma è tutto da buttare quello che ha fatto questa amministrazione comunale? Io dico che chiunque abbia fatto l'eroe, il sindaco in questo paese è tra virgolette anche un eroe, perché sono città difficili. Mi sono dato come linea, ma ce l'ho intimamente, come linea di politica, di non parlare mai male degli avversari e ovviamente non denigrare o non andare oltre misura ciò che uno ha fatto e non ha fatto. Io a Salvatore Bottone dico che è stato lento, ma come tutti i sindaci ha avuto le sue difficoltà. Penso di poter essere l'alternativa, perché penso che sia leggermente più dinamico, per cui mi vedo come una giusta alternativa. E poi ripeto, dalle parole che ho detto, il mio progetto politica è completamente nuovo rispetto ai vecchi schemi, per cui ripeto, potrebbe non essere soltanto alternativa a Bottone, ma alternativa a tanti altri candidati, così come potrebbe affascinare eventuali candidati. Per cui non è una guerra a Salvatore Bottone, non la concepisco così questa campagna elettorale. Io parlo pro è per quello che i miei amici mi spingono e mi propongono come idee, quindi è una campagna elettorale che sarà fatta solo ed esclusivamente sulle nostre idee. È arrivato il tempo di abbassare un po' i toni tutti, partendo dal locale, quindi Pagani, passando alla provincia, alla regione, beh, alla provincia fino a un certo punto, alla regione, a livello nazionale. È arrivato il momento di abbassare un po' i toni in questa politica? È arrivato il momento, a Pagani in particolare, di stoppare una guerra di, tra virgolette, di componenti politiche. La dialettica e il confronto ci devono essere, non bisogna azzerare un confronto e bisogna promuovere anche le alternative, le giuste alternative, però bisogna rimanere sempre nel solco di giudizi costruttivi, di giudizi obiettivi, di posizioni anche diverse, però legittime. Quello che non va e che non sopporto, tra virgolette, sono le fake news politiche, che fanno male da qualsiasi campo siano. E creano quindi problemi ai cittadini, perché i cittadini poi con le fake news, una volta le dice una parte politica, una volta le dice un'altra parte politica, creano delle aspettative e poi un rancore maggiore rispetto alla classe politica in generale. Per cui quello che deve evitare. Devono evitare le varie anime politiche e di dire le bugie a costo zero, cioè avere posizioni diverse però sempre legittime ed obiettive. È un consiglio che sta dando anche agli altri che sono in corsa. È un consiglio che do innanzitutto a me stesso e poi anche agli altri. Perché in alcuni momenti a Pagani, insomma, dal punto di vista verbale c'è stato... Chi va oltre misura, voglio dire, poi... Penso che alla lunga si sconti, così come si sconta la demagogia in politica. La demagogia va bene fino a un certo punto, poi come da opposizione diventi governo, ti si casca tutto addosso in maniera molto forte. Io dico, tornando al cammino di Santiago, non è la salita che
che è dura, ma è la discesa che fa paura. Quindi una volta salito, se poi hai detto tante, tante bugie, poi quando scendi fa male, fa veramente male. Per cui è giusto avere le giuste parole, le misure giuste. Bene, allora, innanzitutto complimenti per le cose che ha detto. È una cosa che io ho segnato qui tra le mie note, che sembra uno scarabocchio. Lei ha usato prima, quando abbiamo parlato di religione, la parola deride, cioè c'è qualcuno che mi deride perché magari io sono fedele, sono un praticante, sono una persona che crede. E questa può essere, come dire, una denuncia a quello che purtroppo da alcuni anni in Italia sta succedendo, a questo medioevo che in Italia stiamo vivendo. Guardi, la fede è un dono ed è una fortuna per chi l'ha, quindi io mi terrei bene dal deridere chi ha fede, perché veramente è quella spinta, è la spinta in più. Ovviamente trovare un candidato sindaco che parla di fede o mette la centralità, no, ma giovane soprattutto, è giovane una volta. Vabbè, io ho 45 anni, io ho 45 anni, ma lei è un ragazzino. Parlare di questo può far creare il sorriso a determinate persone che non ci credono, ma è legittimo, però chi è che diceva ti chiameranno pazzo? E poi alla fine, ripeto, per me la fede è centrale anche in questo programma politico, per cui io la espongo apertamente, che poi brevemente, gli altri sì, faranno pure. Certo, brevemente, come sarà la campagna elettorale? Chi incontrerà? Tutti? Io? Porta a porta, lavorerà sui social, l'amica Luisa Trezza, dove l'ha detto Stampa, dove dovrà operare? Sui social, come fanno ultimamente, oppure ci sarà un contatto allora, diretto? Allora, noi abbiamo avuto questa impostazione, ci siamo dati questa impostazione, in cammino, quindi incontro e ascolto con la città. Abbiamo già fatto un incontro all'interno e parlato dei centri storici, abbiamo fatto a Via Lamia, via Matteotti, poi giovedì scorso abbiamo incontrato i giovani nello spazio antistante La Fenice. Il 30 avremo un incontro dove parleremo del nostro progetto, ecco, di turismo religioso e di cammino alfonziano. Poi ci sarà una serata evento dove presenteremo il perché sono nati quei tre simboli, che speriamo nel frattempo ne diventino quattro, e continuare l'ascolto con la città. Ovviamente come impostazione invece dell'altra virgolette della propaganda, ovviamente social e televisioni, certo. Ma poi se uno ha deciso di stare in cammino, ovviamente casa a casa, porta a porta. Certo. Bene, grazie a Lello grazie Di Brisco, lei, in bocca al lupo grazie. Per questa avventura, complimenti per le altre cose che ci siamo detti, e mi consenta, lo dico in pubblico, mi saluti suo padre. Non vedo un po' Va bene, grazie. Grazie a voi per averci seguito e arrivederci.